questi giorni Sony ha rilasciato il nuovissimo servizio a pagamento PlayStation Now, con oltre 600 giochi che è possibile giocare in streaming con connessione fibra da noi suggerita di almeno 100 mega, oppure scaricando direttamente il gioco sulla propria libreria. Il servizio è molto interessante dal punto di vista del futuro dello streaming, precursore della Nvidia con i suoi dispositivi Shield. Ottimo servizio, ma libreria titoli scadenti. Dalle prove che sono state fatte in questi giorni sono emersi sia punti positivi che negativi. In streaming voi non avete alcun obbligo di installare i titoli sul vostro dispositivo, ma potete giocarci tranquillamente. In parole povere, il gioco non gira fisicamente sul vostro dispositivo, ma esso riceve soltanto un flusso audio e video, mentre il gioco è in esecuzione su dei server dove vi collegate. Purtroppo in streaming è possibile sfruttare soltanto un massimo di risoluzione a 720p. In questo modo potete dare una prima occhiata al gioco per capire se vi interessa o meno, prima di scaricarlo o acquistarlo. Ciò è però possibile solo su console. Su PC è fruibile soltanto il servizio streaming che analizzeremo più avanti. Ciò può essere paragonato al giocare ad una demo, però con un titolo completo. Questo rimane uno dei punti di forza del PlayStation Now e segna un bel passo avanti della Sony, che si avvicina 4-4 alla concorrente Microsoft. Infatti, per quanto riguarda Xbox Game Pass, in quel caso bisogna per forza scaricare il titolo sulla console o sul dispositivo. Secondo punto di forza del PlayStation Now è la possibilità di scaricare un'app per PC che non necessita di un PC potente, sempre per la questione di gaming streaming. Quando voi giocate in streaming, voi ricevete soltanto un flusso audio e video. E come è stato già detto, ciò non necessita di un PC potente o di ultima generazione. Alcuni giochi girano abbastanza egregiamente, come Bloodborne, Mafia 3 o Sniper 4. In nessuno di questi titoli gravava un input lag o problemi di altro genere. Resta comunque consigliabile avere una buona connessione per il gaming in streaming. Sony afferma che come requisito minimo basterebbe una comune ADSL a 5 mega, ma in realtà ciò è stato facilmente smentito da moltissimi utenti che hanno trovato difficoltà a giocare in modo fluido con connessioni sotto i 10 mega. Ma ora passiamo ai punti deboli, senza dimenticare che siamo ancora in una fase sperimentale del servizio e che quindi potrebbero a breve essere migliorati. Mio malgrado, ho notato che a volte per accedere e giocare ad alcuni titoli c'è una sorta di coda, e a me personalmente mi è capitato di restare quasi un'ora in attesa del mio turno. Ciò può essere dovuto ad un carico nei server superiore alle aspettative, e non è escluso che la cosa possa essere risolta a breve con un ampliamento dei server, anche se riguardo Sony non ha fornito alcuna informazione. Resta comunque il fatto che attendere in coda quasi un'ora per poter giocare ad un gioco non è accettabile. Non siamo più all'epoca della sala giochi e delle 200 lire. E senza dimenticarci del fatto che parliamo di un servizio a pagamento. E ripeto, a pagamento. Un altro punto debole è la qualità dello streaming, o direi la risoluzione della modalità game streaming. Essa è fissata ad un limite di 720p, come già accennato, e questo anche su piattaforme come PlayStation 4. Questo magari è soltanto un mio fastidio, in quanto abituato a giocare in Full HD, quindi a 1080p, o al limite in 4K, ma il vero problema è l'input lag presente in alcuni titoli. Cerco di spiegare la cosa ai neofiti. Cos'è l'input lag? È un ritardo anche poco percettibile, ma a volte molto fastidioso, che intercorre fra una nostra azione, ad esempio premendo il tasto L2 sul joypad del controller, e l'azione che viene effettuata dal nostro personaggio nel videogame. Immaginatevi a giocare ad un Call of Duty, a premere il tasto per sparare e a notare che da quando voi premete il tasto a quando effettivamente il personaggio spara, intercorre un tempo variabile fra gli 1 e i 5 millisecondi. Certo, detta così sembra una cosa di poco conto, ma voi provateci e poi saprete cosa intendo. Nei giochi da noi sopracitati non era presente input lag che minava l'esperienza di gioco, ma posso assicurarvi che in alcuni è presente ed è anche abbastanza fastidioso.
Il terzo punto debole, e ahimè anche abbastanza grande, rappresenta il catalogo dei videogiochi attualmente sfruttabili sul PlayStation Now. È un catalogo molto fornito e con tantissimi giochi da poter giocare. Tuttavia mancano le novità, soprattutto se paragoniamo il servizio a quello offerto dalla Microsoft. Lì troviamo molto spesso anche giochi dal Day One, mentre la Sony non ha neanche incluso alcuni titoli usciti ormai un anno fa, quali Horizon Zero Dawn, God of War, Uncharted 4, soltanto per citarne alcuni. Questo è un brutto punto negativo, l'assenza di novità o di titoli di punta dell'era PlayStation 4. Dalla nostra prova e da ciò che ho potuto constatare, non credo che farò un secondo mese di abbonamento al PlayStation Now. È un servizio ancora troppo acerbo e con titoli che non ne giustificano il prezzo di 14,99 € al mese. Il mio modesto parere è che la Sony avrebbe potuto unire il tutto in un unico account, magari aumentando il costo del PlayStation Plus non spropositatamente, in modo da poter usufruire con un solo abbonamento a tutti i servizi, che fossero del PlayStation Plus o del PlayStation Now. Questo sarebbe stato per la Sony una buona marcia in più, che avrebbe potuto diminuire quel margine che purtroppo si è venuto a creare con la Microsoft, che in quanto a servizio streaming purtroppo è più di un passo avanti. Da Talion della Tana dei Nerd è tutto. Lasciateci un commento e diteci cosa ne pensate. Ciao ragazzi e alla prossima!